Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Ultimo appuntamento del mese di maggio della nostra trasmissione che viene irradiata qui da Rete 2000 grazie a Edizioni 03 e ai suoi autori. Oggi iniziamo con un autore importante, importantissimo, soprattutto per chi come me ama il calcio, non può assolutamente non avere in considerazione un mito, un vero e proprio mito, come del resto è, ho imposta anche il titolo del libro di cui parliamo. L'allenatore dei tre mondi, con il sottotitolo Anche Sandokan giocava a calcio, è l'autobiografia a firma di Romano Matté, nostro primo ospite radiofonico di questa puntata. Romano Matté è stato maestro di calcio ed allenatore di squadre di ogni parte del mondo, ma io vorrei lasciare subito il microfono a lui perché si presenti ai nostri radioascoltatori. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito che ho accettato con piacere. Sono rimasto sorpreso anche da questa sede dello Sporting che non conoscevo, meravigliosa, tenuta anche molto bene, ben curata. Detto questo, sono stato un nobile artigiano nel calcio, ho girato il mondo cercando di, e grazie a fede e educazione il sistema non è riuscito a toccarmi, a corrompermi, via. Quindi la parte sana del calcio. La parte sana del calcio, direi, sì, la parte sana del calcio. Per il resto, che ti devo dire? Ho girato il mondo . E ho camminato nel mondo, ho camminato nel nostro paese, allenando qualcosa come 18-19 anni tra la C1, che era un grande campionato, ho fatto un anno di A in Avellino come secondo con Vinicio, direttore tecnico, e poi sono arrivate le avventure nel mondo, 4 anni in Asia, 2 anni poi in Africa, mondialito Under 18 a Colombo, il mondialito Under 23 nel Canada. Quindi il titolo andrebbe leggermente corretto, l'allenatore dei quattro mondi, perché ho fatto anche 40 giorni in Canada. Ma al di là di questo, bello il titolo, che si rifà al mito di Garibaldi, no? Certo. Il generale condottiere dei due mondi. Ecco, quindi ho girato cercando appunto di essere sempre fedele a come sono stato educato. Possiamo dire, non è un'esagerazione se diciamo di Romano Matté che è un uomo che ha dedicato 70 anni della propria vita al calcio, no? Sì, non solamente al calcio, direi che ho anche insegnato, sono stato per 14 anni insegnante di educazione fisica e ho cercato sempre di conciliare gli spostamenti del calcio con i trasferimenti come docente di educazione fisica alle medie o al liceo quando capitava e dopodiché, quando sono andato ad Alessandria, era stato impossibile operare un cambio di sede, pertanto ho dovuto abbandonare, pur essendo fisso come docente, ho dovuto abbandonare l'insegnamento e dedicarmi solamente al calcio. Quindi una vita tra insegnamento dell'educazione fisica e poi il professionismo totale. Nella prefazione di Furio Zara mi ha molto incuriosito quando racconta di lei come un ottantenne con il dono della curiosità per la vita e di tutto ciò che la circonda. Questa curiosità, giusto? Che la curiosità è fondamentale, non ci sarebbe stato progresso nell'uomo se non ci fosse stata la curiosità, chiamalo con varie, ma la curiosità, mondi diversi, culture diverse, esperienze diverse, progresso, cioè quindi la curiosità è il fondamento, cioè il mito di Ulisse nasce dalla curiosità di conoscere il mondo e Colombo nasce dalla curiosità di andare a scoprire, cioè per dire, la curiosità è fondamentale. E poi ti ricordo un aneddoto storico bellissimo, quando gli alunni chiedevano a Socrate, ma lei ci parla sempre di una certa presunzione, lui risponde, sì, abbiate la presunzione di non sapere, quindi ecco la curiosità, pensare di non sapere. Io credo che una persona, se non è curiosa, non ha neanche lo stimolo a conoscere se stesso ancora prima che gli altri, perché non si metterebbe mai in discussione. Ma la passione per il calcio, come nasce?
nasce nelle parrocchie, come era una volta la realtà socio-economica del dopoguerra. Avevamo il calcio della strada, il calcio dei cortili, il calcio degli oratori, tutte realtà che purtroppo si sono sparite. Oggi per fare calcio i nostri giovani, le famiglie debbono pagare, che è una cosa assurda, quando il diritto allo sport dovrebbe essere garantito, gratuito e gratuito per tutti. Detto questo, quindi la passione nasce lì, anche perché il calcio non richiede le attrezzature, le cose, mi hai già capito, no? C'era anche un mondo, un'Italia povera quando eravamo ragazzi, e quindi il calcio era la cosa più bella e più spontanea, la più immediata per oggi, quella realtà. Oggi le associazioni cattoliche forse non esistono più e queste ricreazioni all'interno della parrocchia, del campo, ci siamo persi un po' questo gusto di giocare insieme, perché siamo i nostri figli, il nostro domani forse è preso da altre cose con cui giocare, e giocano in solitaria, questa è una cosa brutta. La cultura informatica digitale che allontana i giovani dalla pratica vera, ecco, che non è aggregante, e che ti fa vivere una realtà virtuale con una realtà diversa da quella che la realtà vera esterna. Assolutamente. Quindi hai una dissociazione. Lei ha iniziato da calciatore per poi spostarsi sulla panchina, credo quando si è trasferito qui a Verona, giusto? Allora, da calciatore ho giocato nel Trento, ho giocato nel Trento e ho esordito a 17 anni, ho fatto 16 gare in Serie D di allora, che era un grande campionato, ero più giovane della squadra. Poi ci siamo trasferiti, il babbo ha cessato il servizio. Comandava il reggimento, allora il Sesto Alpini, cessato il servizio, siamo trasferiti a Verona e qui non è stato più possibile. Gli impegni allo studio al liceo Maffei erano bestiali veramente, era una scuola di tremenda selezione, quindi non c'era, io lì ho interrotto le cose. Poi ho ripreso dopo, frequentando la parrocchia, eccetera, ma ero votato, diciamo così, chiamiamolo all'insegnamento, tra virgolette, cioè ad educare gli altri, cioè sì, ad allenare, via, ero già un allenatore anche da ragazzo, parlando con i miei colleghi del Trento che ci siamo ritrovati anni dopo, ma tu eri già un allenatore, cioè gente di 30 anni mi ascoltava, io davo, cioè, ma dico, ma ero maleducato? No, rispettosissimo, ma avevo già questo istinto del fai così, fai colà, ecco, per dirti, quindi era una vocazione latente che poi, ripeto, è esplosa nella realtà. No, non si diventa allenatore, si è già dentro sì, anche... Sì, penso proprio di sì. Infatti molti grandi giocatori, tu sai, non sono allenatori, e sì, magari giocatori modesti oppure non fenomeni diventano grandi allenatori. Il suo ruolo da giocatore qual è? Era centrale difensivo, poi farò il libero, insomma, ecco, si chiamava libero. Sì. Bene, dal Legnago in Serie D fino alla Serie A con l'Avellino, poi passando per l'Alessandria, Piacenza, Salernitana, Siena e tanto altro ancora qui in Italia. Ne ha visto di piazze? Ne ho visto di piazze, ne ho visto di tutti i colori, ho visto situazioni allucinanti e pensa che... E poi rovesciando campionati incredibili a Piacenza, era nel 79, era in piena crisi, ho capovolto il campionato grazie... I giocatori, cioè tu quando senti i colleghi dire mai ho visto, no, sono i giocatori che tu devi innescare, parlare con loro, arrivare al cuore per arrivare alla mente, quindi veniva rovesciato un campionato grazie all'apporto dei giocatori. Tu chiaramente Davide, però era l'ambiente, l'empatia che tu dovevi creare. E quindi lì ho fatto alcuni campionati, ad Alessandria anche lì, presi in coda alla classifica, rovesciato, 5 ragazzi andranno via. È stato tutto un seminare sempre e creare, questo mi è piaciuta ultimamente una frase di un guru che è Ragnik, che dice creo valore non lo compro, cioè prendere i giocatori fenomeni sono capaci tutti, ma far crescere quello che hai non è da tutti, e lì la forza per me allenare significa questo. È la cosa più difficile. Prima dello stacco musicale, prima quando ci siamo conosciuti abbiamo parlato un po' del più e del meno e lei mi ha raccontato, unito sempre alle sue esperienze con il calcio, di Avellino e di un evento così calamitoso qual è stato il terremoto che ha segnato anche lei. Purtroppo sì, siamo stata una cosa devastante, il 23 novembre dell'80 alle 19.32 e si sono sommate due forze che sono come una, una,
un'esplosione atomica, il moto ondulatorio e il moto sussultorio, per cui tu hai proprio una deflagrazione, le case sono sbriciolate. Verso le 2:30 io ero giù in fondo a Corso Vittorio Emanuele, che tu ben conosci, sì. Ed era il disastro, cominciavano già i primi saccheggi. Lì interverrà poi il Pertini, che è il presidente di allora, che sostituirà il prefetto, sostituirà anche il comandante della scuola, sottufficiali, il colonnello, che non aveva mandato fuori gli allievi sottufficiali col colpo in canna per impedire i primi saccheggi. Ecco. Leone Sant'Angelo dei Lombardi completamente raso al suolo, veramente, una cosa terribile, è stata una cosa terribile. Noi ci siamo salvati perché abitavamo a Mercogliano, sulla salita che porta poi al santuario del Partenio, dove in cima c'è il santuario e la base della NATO, la base, ecco, della base di una stazione di intercettazione della NATO. Detto questo, quindi siamo salvati per questo. L'onda sismica ha picchiato contro la roccia e ha deviato, non ha toccato, Mercogliano si è salvato. Non c'è solo calcio, vede? Non c'è solo successo, gol e altro. Con noi abbiamo anche Adalberto Scemma, che ringraziamo e salutiamo. Sì. Buongiorno. A voi. Buongiorno a voi e un saluto carissimo, cordialissimo a Romano Matè, grande affabulatore, l'avete sentito, però ben poco disponibile, nonostante le apparenze, a raccontarsi, a raccontare la parte intima di sé. Questo libro, non a caso, è nato nel corso di tanti anni, dico non pochi, tanti anni in cui io e il professor Bragagnolo, che è stato un po' il suo mentore, abbiamo cercato di convincerlo a raccontare delle straordinarie storie della sua vita. Ha fatto resistenza fino all'ultimo, lo abbiamo, non dico preso per il collo, ma lo abbiamo preso obtorto collo in qualche modo e convinto a mettersi, e lui fa fatica a scrivere perché non usa il computer, quindi ha dovuto elaborare una serie di sistemi articolati per produrre questo libro, devo dire, di grande qualità. Sì, oltre alla storia ci sono foto, ci sono dei momenti davvero che segnano la storia del calcio degli anni 70, 80, forse anche prima. E adesso andiamo in pausa musicale, poi ritorniamo nuovamente con Romano Matè, con Edizioni 03, con Rete 2000 e con questa grande passione per Romano Matè, non solo del calcio, perché sia ben chiaro, è storico, è un uomo che ama capire la vita con i suoi mille perché, una persona curiosa, oltre a essere umile, come ha detto Adalberto Scemma. Tra un po'. Eccoci qua, siamo tornati nuovamente in onda, dal vivo, siamo qui dai microfoni di Rete 2000, nello spazio di Edizioni 03. No, ci tenevo tanto Gianfranco e vi ringrazio della presenza di queste due persone fantastiche che sto frequentando stamattina, grazie all'edizione 03, e a darti il benvenuto. Prima sei entrato a gamba tesa, visto che stiamo parlando di calcio, però piacevolmente, insomma, perché gli ospiti erano già qui e la cosa era già pronta, ma insomma l'edizione 03 in questa trasmissione quindicinale sono preziose per farci conoscere e per far conoscere tutti gli amici di Rete 2000, queste persone con il loro trascorso fantastico che ci raccontano parte della nostra vita, anche come sta succedendo a me stamattina. Benissimo, vado avanti? Ma certo, ti ringrazio. E torniamo al nostro super ospite, Romano Matè, una leggenda di calcio e non solo. Lei è stato anche allenatore delle nazionali? Dammi del tu, per favore. È difficile. Sei stato anche allenatore della nazionale? Sì, sono stato allenatore delle nazionali, della nazionale, adesso spiegarti tutto, nasce da un incontro tra il presidente Mantovani e Sampdoria, eravamo nel periodo in cui si era bocciato il nucleare, quindi le quattro centrali che avevamo in costruzione andavano convertite a olio combustibile, il migliore olio del mondo era quello indonesiano. Si incontra con questo miliardario, da dopo gli affari di alta economia viene questa idea di portare qui in Italia per far crescere il calcio indonesiano. Qui inizia il primo. La nazionale, quindi under 18, poi che farà un successo incredibile grazie alle metodologie di Walter Bragagnolo, di cui poi parleremo dopo. Da lì poi nasce l'ordine tra virgolette di andare a prendere in mano il calcio indonesiano, farò i mondiali d'Asia con loro, sarò da quasi 4 anni, si rientra, poi ci sarà l'Africa, 2 anni anche lì, poi anche in Canada, il mondialito under 23 in Ottawa, e quindi ho girato un pochino. Poi in chiusura, quando
pensavo di dover smettere, arriva la chiamata della Juventus che è stata una grande sorpresa per me. Avevano letto una mia relazione, dice: ma chi è questo? Ah, dice: questo di Verona. Beh, chiamatelo, sono andato su e ho preso in mano, sono diventato consigliere tecnico loro a livello mondiale, dopo 3 mesi in esclusiva, e quindi via ancora a girare il mondo, cioè girarlo veramente, ero su, più sugli aerei che non a casa, e quindi avevo la responsabilità di dire, perché allora c'era Luciano Moggi con Giraudo e Bettegar, il trio tecnico, e mi si chiedeva: è da Juve o non è da Juve? È, non è. E quindi poi partiva la relazione, ma era questo, la domanda centrale era proprio sì. Questa. E quindi ti dovevi assumere delle responsabilità. E non è, quando fai questo lavoro qui, a questo livello qua, non è tanto quello che tu fai prendere, è come si può dire, gli errori che tu eviti alla tua società. E lì ho avuto la fortuna di farne solamente uno, ma non sto qua a dirti chi era, va bene, ma quindi sono stato anche premiato per questo, perché avevo fatto la Juventus, sì. Aveva capito che gli erano stati evitati un sacco di errori che invece avevano fatto altre squadre, l'Inter, ti potrei fare 7-8 nomi, sì, dove sono girati i miliardi di allora, e questi la Juve non li ha fatti, e quindi ho avuto anche un premio extra quando ho chiuso il rapporto con loro per sfinimento, perché non potevo più reggere una vita sugli aerei, una cosa allucinante veramente. Ho girato Brasile, Inghilterra, non so quante volte, Grecia, Marocco, Egitto, ti dico una cosa, non ti dico poi Romania, Bulgaria, Russia, Kiev, 2 volte a proposito di Kiev, dell'Ucraina di adesso, per Shevchenko, che poi c'è stato soffiato dal Milan di Berlusconi per le conoscenze politiche, i canali politici che il Milan aveva e che la Juve in quel tempo non aveva. Quindi, per dirti, per sfinimento ho abbandonato. Dopodiché ho ripreso, ho avuto l'opportunità di iniziare, grazie ad Alberto, anche l'insegnamento a livello universitario. E meno male, come dice Alberto, che non volevi che si parlasse di te, raccontare di te, quando c'è tanta storia, credo che più che un libro ci vorrebbe proprio un'enciclopedia per parlare proprio delle tappe del calcio, perché poi ci sono le sue evoluzioni. E a proposito di Adalberto Scemma, lui è l'autore di un testo particolare, Il Profe che insegnava a sbagliare, ma io sto parlando di Walter Bragnolo, che credo che anche Romano Mattesa assolutamente di chi parliamo. Sì, assolutamente, Walter Bragnolo ha fatto una rivoluzione veramente copernicana, ecco, e a livello di metodologia di allenamento ha sconfitto insieme a Di Prampero e a Zanon la metodologia quantitativa di scuola sovietica, e quindi non si allenano le gambe ma si allena il cervello che va allenato e non quindi le gambe. E questa metodologia, quindi, che ha rovesciato tutti i canoni precedenti. Io ero cresciuto con la metodologia di tipo sovietico, quantitativa, distanze, la corsa rettilinea, dando al cervello sempre gli stessi messaggi, il cervello si appiattisce, quindi tu devi dare sempre messaggi, sempre nuovi, sempre diversi, alla massima intensità con i dovuti recuperi. Quindi una rivoluzione totale. Risultato: 0 infortuni muscolari, intensità sempre alta, mai rallentamenti e ripeto, 0 infortuni muscolari, giocando alla massima intensità. Noi abbiamo questo esperimento, l'ho iniziato a Teramo, con una squadra di ragazzi, andranno 5, andranno in Serie A, modesta, però bravi ragazzi che mi hanno seguito, e abbiamo fatto un quarto posto, terzo posto, allora non c'erano i play-off, 5 ragazzi andranno in Serie A, va bene, e poi l'inizio con le nazionali, con le avventure a livello internazionale, con l'Indonesia, dove, ripeto, 0 infortuni muscolari, giocando e allenandoci in condizioni atletiche, antiatletiche per eccellenza. Prendo per cui in considerazione che anche la mente va allenata. No, soprattutto la mente, soprattutto tutto parte dalla mente, tutto lì la rivoluzione copernicana di Walter Bragagnolo, che è stato veramente un genio nel suo campo. Prima di fermarti definitivamente con l'attività sportiva, sei stato coinvolto anche nei ritiri precampionato dei giocatori senza contratto, i famosi svincolati, giusto? Sì, la facevamo per aiutare tutti quei giocatori che rimanevano temporaneamente, diciamo, disoccupati.
venivano radunati, ne abbiamo fatti mi pare 12 o 13, cercando di mettere in piedi un calendario con partite molto impegnative con le grandi squadre, perché avevi i giocatori, quindi dovevi avere 7-8 gare tra A, B e anche C, perché i giocatori erano di varie categorie, e poi sistemandoli tutti in maniera seria, in maniera pulita, aiutando questi ragazzi a reinserirsi, e li abbiamo, ripeto, tutti reinseriti nel calcio attivo, nel calcio agonistico. La maggiore gioia che ricorda Romano Mattè, unita alla delusione incancellabile di questa sua lunghissima carriera nel calcio. La gioia, guarda, è una domanda questa che a cui è difficile rispondere. La gioia potrebbe essere i due titoli italiani con i miei ragazzi qui a Verona, il titolo di campione d'Italia con il Livorno, i grandi campionati di Salerno, di Alessandria. La gioia è dove tu trovi il contatto umano, trovi la risposta dei ragazzi che ti vengono dietro, quindi non saprei dirti. Poi per quanto riguarda i campionati all'estero, ho avuto la fortuna di allenare in paesi dove vi è un Islam moderato, tranquillo, rispettoso dei valori anche cattolici, dove i cattolici sono considerati e rispettati, e quindi ho trovato della bella gente, dei bravi ragazzi. Anche gli africani, specie il Centro Africa, Mali, bella gente anche lì, e quindi mi sono trovato bene, diciamo, bene dappertutto. E se tu mi chiedi ma qual è l'episodio, direi ad esempio la vittoria di Livorno, ma anche quando a Parigi la nazionale maliana vince il trofeo Città di Parigi al Saint-Denis, e c'è un'invasione di 20.000 maliani che invadono il campo, travolgono i recinti, portano la squadra, il Mali non aveva mai vinto nulla. Per dirti, queste sono e poi le belle persone che ho incontrato, con cui ho mantenuto nel tempo anche dei rapporti umani. Ci sarà un momento o comunque una delusione grande che non... Ma le delusioni grandi sono quando sei stato tradito, quando vieni tradito. Nel Mali, ad esempio, anche lì c'è stato un gioco un attimino sporco, diciamo pure così, perché tutti i giochi d'Africa del 2002 erano finanziati dalla Francia. Ora l'italiano che con i suoi ragazzi aveva vinto tutte le 5 gare, ha vinto il trofeo di Parigi, poi tutto il torneo di apertura, si dice il tournoi d'ouverture della CAN 2002 a Bamako, dava fastidio, quindi vengo sostituito in una cosa allucinante con i tifosi che minacciano di incendiare la sede. Ho dovuto intervenire, perché se questi vanno mi mettono la bomba nella sede della Federazione Mariana, questi pensano che io sia responsabile. Morale, e vado lì. Sono quindi ho avuto anche queste delusioni, tradimenti ovviamente ci sono, fanno parte degli uomini. Personalmente non ho mai tradito nessuno, ecco, questo è, non è che sono stato bravo, sono stato educato a non tradire, punto. Deluso ma non deludente. Ma non deludente, certo. Purtroppo non è passata, è volata questa mezz'ora, ma è un po' di domande ancora da fare, mi perdonerà l'ospite di dopo. Quanto e come è cambiato il calcio, secondo Romano Mattè, dai tempi in cui era su una panchina o lo giocava, ad oggi che lo vede da spettatore? Allora, questa domanda qua richiederebbe una risposta lunghissima. È cambiato tutto, è cambiato tutto, sono cambiate le metodologie di allenamento, è cambiato l'approccio all'allenamento, è cambiato l'approccio alle partite, sono cambiate le tattiche, che poi sono importanti, ma è importante sempre l'uomo, ricordiamocelo. È cambiato tutto, quindi che ti devo dire? E questo perché? Perché il calcio è la proiezione ludica di un mondo che non è mai fermo, è una società che è in perenne divenire, quindi il calcio che è una proiezione ludica di questo mondo che è, anche il calcio cambia, quindi qui adesso giochiamo, se prima ci andava, quel mondo andava a 50 all'ora, questo va a 200 all'ora, quindi è un calcio verticalizzato, di grande intensità, con una tecnica adeguata a questa intensità, quindi è cambiato veramente tutto. Ma il concetto di calcio, rapporto spazio-tempo, è fondamentale. Tant'è che potresti dire che il calcio è già stato inventato, per il modo di giocarlo che cambia con il cambiare della società, con l'evoluzione della società. Hai tenuto anche lezioni di doping alla Facoltà di Scienze Motorie, giusto? Di cosa si parla quando si affronta il tema del doping? È un argomento estremamente doloroso, è una realtà purtroppo che
non si riesce a vincere o non si vuole vincere, ma di questo ti parlerà Alberto, che è un formidabile conoscitore anche lui di questo problema, che è un po' il tumore, il cancro dello sport agonistico nostro. Tu hai, vedi partite con resurrezioni improvvise, crolli improvvisi, gol, che, però ti ripeto, per conto mio il vulnus è a livello giuridico, cioè c'è stato messo un limite oltre il quale non puoi andare. Se rimani sotto tu non sei punibile, quindi hai capito? Quindi tu trattati, tu vieni trattato, ma rimanendo sotto una certa soglia. Quindi, come dire, fallo, ma rimani. Certo. Quindi, non è facile. Allora, Alberto, siamo ai saluti. Io devo rubarti un riassunto di quello che per te è stato ed è Romano Matteo. Beh, intanto l'ho detto, è un panda, è una razza protetta. È un personaggio talmente fuori dalla consuetudine da meritare un'attenzione speciale che non sempre i media riescono ad attribuirgli. È stato casuale il suo inserimento come opinionista, per esempio, a Telearena, no? E che credo che abbia dovuto lottare contro presenze che non lo tolleravano, era un reperto, diciamo, fuori, un alienato lui a questo punto rispetto a tutto il resto, un reperto fuori programma. Poi però è riuscito a conquistarci uno spazio anche lì come opinionista, lo stesso spazio che all'interno dell'università, per ribadire il discorso del doping, ha occupato, perché è a Scienze Motorie il docente che più di tutti conosce il doping, utilizzando le coordinate iniziali del professor Bragagnolo ancora una volta torna in campo. Anche questo testo, L'allenatore dei tre mondi, all'interno della collana La Coda del Drago, che coordini e dirigi tu, giusto? Sì. È una collana che è partita proprio non a caso all'interno dell'università, con l'idea di coinvolgere i migliori studenti di letteratura sportiva accanto a scrittori e giornalisti per realizzare questi volumi. Abbiamo cominciato il 25 aprile dell'anno scorso, nel 2021, con Massimo Castellani, che è stato ospite. Sì, abbiamo ospite stato, sì. Sono usciti 11 libri in 12 mesi. Già questo dice tutto, e dice anche che la collana sta proseguendo con... è uscito adesso il libro su Maurizio Iorio dallo scudetto della Roma in Beat Soccer, e poi ce n'è altri in programma, con poi citiamo ovviamente Alessandro Fontana con il suo straordinario lavoro L'arcobaleno nel canestro su Paolo. Ne abbiamo di cose da dire e da parlare. Adesso dobbiamo salutarci con Romano Matteo e gli chiedo di farlo regalandoci un pensiero al calcio, ma soprattutto allo sport, perché poi il calcio è uno sport che nasce da dentro e coinvolge milioni di persone, e dovrebbe restare pulito, senza quella macchia di cui abbiamo parlato, senza violenza, senza razzismo, senza odio. Si può arrivare a questo? Questa è una visione da tua un pochino utopica, cioè nel senso che è un di sogno. Vorremmo un mondo così. Il fatto è, e lo ha di questa distinzione tra il mondo dell'essere e del dover essere, tu lo sai, l'ha fatta Machiavelli per primo nel Principe, cioè quello che è quello che dovrebbe essere. Dovrebbe essere come tu hai detto, dovrebbe essere un sogno, almeno questa dovrebbe essere la tensione morale, tendere all'utopia, cioè io vivo la realtà, ma sogno l'utopia, sogno un mondo migliore. Ecco questo. Speriamo che si arrivi almeno a un po' più di pace anche all'interno di uno stadio e di una partita di calcio. Io posso solo ringraziare Romano Matteo per averci regalato un po' del suo tempo e della sua storia, che è storia del calcio, così come anche ad Alberto Scemma, a Edizioni 03, a Rete 2000. Antonella, dobbiamo passare al prossimo ospite, ma ti lascio. Sì, certo, 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 assolutamente è un piacere poter salutare Romano Matteo e ringraziarla per... visto dal punto di vista di una donna, che è stata anche una briciolina di sportiva una volta quando ero piccolina, ce l'ho fatta anch'io, però poi il percorso delle donne forse è anche un po' diverso, no? Differente, ci si potrebbe applicare, ma bisogna dedicarci la vita. Volevo ringraziarla per la sua umanità. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi per l'ospitalità. Un po' di stacco e prepariamo il prossimo ospite. Avete ascoltato? Autori e letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03, ha presentato Gianfranco Iovino.